Francesco di Tarsia di Belmonte, discendente del poeta. Siamo qui per la 30ª edizione del premio Galeazzo di Tarsia. Un traguardo che i fondatori di questo premio non credo si sarebbero immaginati di poter raggiungere. 30 anni che sono volati, se mi ricordo 20 anni fa quando venni qui con mio padre, i miei figli e tutta la mia famiglia a festeggiare il decennale, non mi capacito di come possiamo essere arrivati al 30° anno. Un premio letterario, questa ricorrenza ci pone un quesito: perché un premio letterario? Cosa sottende un premio letterario e cosa sottende e perché il premio letterario? Qual è il significato del premio letterario Galeazzo di Tarsia a Belmonte? Probabilmente si possono dare tante risposte, io ne ho individuate tre. La prima, valorizzare la memoria e conservare la memoria e esaltare la memoria di Galeazzo di Tarsia. Il secondo, esaltare questo borgo, scoglio, alpestro e rio, così nelle rime del poeta. Il terzo fine, forse, è quello di mantenere vivi, valorizzare ed esaltare valori umanistici, perché questa è il risultato della produzione letteraria e questo è insito anche nella poesia, la poesia che racconta le emozioni e i sentimenti dell'uomo e che ci sarà sempre fin quando ci sarà l'uomo.